Avevo anni fa uno spettacolo comico dove il mio personaggio, che si chiamava e che si chiama ancora perché esiste sempre il mio personaggio, Concettina, diceva: ci sono due strade per la conoscenza, uno è studiare e l'altro è viaggiare. E poi Concettina diceva: io non ho studiato, ma ho viaggiato tanto. È bellissima da Enna perché, essendo a 1100 metri, si vede tutto, e nelle giornate limpide anche l'Etna. Ciao amici di Foot, siamo ad Enna. Oggi abbiamo deciso di realizzare una puntata sul teatro e con me c'è la mia amica Antonella, che oltre ad essere un'amica è anche regista. Ci racconta un po' qual è stato il suo lavoro all'interno di questa manifestazione, che si chiama Talenta e Talia, in occasione della settimana della legalità. Sì, questo è un festival della legalità, il primo festival della legalità. Si chiama Talenta e Talia perché è il titolo di un film, immagino, comunque di un cortometraggio di Antonio Matteo, che era un grandissimo regista ennese, ormai scomparso purtroppo. E quindi quest'anno ci sarà il premio Matteo e le scuole si confronteranno a livello teatrale. Vincitore, appunto, vincerà il premio Matteo, il primo premio Matteo. E scopriremo presto chi era Antonio Matteo per questa città, che non c'è più e che ha cercato di fare molto per la Sicilia. Cosa succederà stasera? Stasera proietteremo il nostro lavoro, mio e del mio compagno Fabio Leone. Abbiamo realizzato un cortometraggio con le scuole su Peppino Impastato. Quindi è una serata dedicata totalmente a Peppino Impastato. Ben venga, bisogna ricordare questi eroi. Anche perché fra qualche giorno, il giorno 9, è la data della morte di Peppino. Allora in bocca al lupo. Peppino lupo. Stiamo andando al teatro perché sta per cominciare lo spettacolo di Lucia Sardo. Sono con l'organizzatrice teatrale del suo spettacolo, Silvana Bordonali, che ci dirà brevemente di cosa parla questo spettacolo. Possiamo accendere una luce così ti vedo meglio? Ok. Lucia Sardo ha conosciuto Felicia Impastato quando ha fatto il famosissimo film I 100 passi, dove impersonava proprio la mamma di Peppino Impastato. Da allora sono diventate amiche e quindi Lucia poi ha promesso a Felicia che avrebbe continuato a portare avanti il ricordo di suo figlio, e quindi Lucia ha lei scritto questa riduzione teatrale dove si parla di Felicia Impastato e quindi indirettamente anche del figlio, ma proprio è lei la protagonista, proprio Felicia. Compagnia di Walter Amorelli, un giurato del festival nonché amico. Essendo uno dei attori di Antonio Matteo, il premio speciale è Antonio Matteo, mi hanno coinvolto in questa avventura. Quindi facciamoci una passeggiata andando per le strade di Enna. E chi era Antonio Matteo? Antonio Matteo era un uomo straordinario che ha potuto vedere i suoi film, i suoi corti metraggi, i suoi anche lungometraggi, che comunque alcune cose sono state girate in 16 mm, ancora oggi pochi lo conoscono, ma è uno che ha dato sicuramente un grande contributo al cinema e molti temi che ha affrontato sono proprio tipicamente nostri. I suoi corti sono stati
ha preso parecchi premi, tra cui in giuria c'erano Pasolini, Visconti, il nome grosso del cinema, però poi i suoi sbocchi sono stati, diciamo, la sua, poi ha girato di più con il teatro in qualche modo, in questo senso. Poi il teatro... Facevate qua le prove? No, al teatro avevamo delle sale alternative, gli spettacoli li facevamo al teatro o negli spazi quando il teatro non era agibile, e abbiamo girato per tutta la Sicilia, anche a livello nazionale, e alcune cose anche a livello internazionale. Che anni erano? Quindi abbiamo debuttato nel 74 col Bambino che ho mangiato con Tito, e credo fino all'88-90 la sua azione teatrale è continuata. Ti ringrazio. Direttore del festival, del primo festival nazionale della legalità ad Enna, che ci dirà due cose su questa bellissima iniziativa. Io intanto ti ringrazio e hai dimenticato una cosa che per noi è fondamentale, il titolo, Taletta Letalia, perché ci abbiamo, è uno scioglilingua, e tra l'altro è legato anche a un'opera presa apposta di Antonio Maddeo, a cui è dedicato il premio della critica, che questi ragazzi si contenteranno nelle scuole che proprio partecipano a questo festival. Calza perfettamente questo scioglilingua, che vuole assolutamente dire, può sembrare una parte che sta indimorendo qualcuno, talè in siciliano dice che sta succedendo, talia e guarda cosa sta succedendo, fondamentalmente è il piacere di poter continuare a parlare senza nessun tipo di pudore della legalità, di quello che ci circonda, e di denunciare dove è possibile denunciare. Grazie Paolo, allora grazie. Noi ci auguriamo che questa non sia la prima, no, ma la prima e di tante, è di una lunga serie, e per questo è voluto a tutti i costi misurarmi con questo contesto, e io penso che ci sarà la seconda, la terza, la quarta, la quinta, eccetera eccetera. Allora in bocca al lupo. Crepi, grazie. Adesso ci godiamo lo spettacolo. Lo spettacolo è finito, stiamo cercando di vedere se riusciamo a parlare con regia. E qui che cosa fate a Catania? Noi abbiamo creato una scuola di Catania, Vaccarini, che facciamo teatro e creiamo degli spettacoli. Visto che il nostro è un travel vlog, di invitare i nostri amici a vedere la Sicilia, a visitare la Sicilia, magari il 9 maggio proprio in occasione. I tuoi amici da dove sono? E sempre in Italia? No, anche all'estero. Ma poi mi traduci, perché sì, io non certo so l'inglese. Sì, preoccupare. Perché è importante secondo te viaggiare? Avevo anni fa uno spettacolo comico, dove il mio personaggio, che si chiamava e che si chiama ancora perché esiste sempre il mio personaggio, Concettina, diceva: ci sono due strade per la conoscenza, uno è studiare e l'altro è viaggiare. E poi Concettina diceva: io non ho studiato, ma ho viaggiato tanto. Grazie Lucio. Venite a vedere questo spettacolo perché ne vale la pena. Sì. Magari all'estero, magari vengo io a farvelo all'estero. Chissà.